circuito classico top, siamo qui dai Trea, siamo con Giulia Martiningo. Giulia, come sono andati questi 3 giorni di questo circuito? Sono andati abbastanza bene, io ho fatto un concorso un po' di transizione, diciamo, non ho portato i cavalli per fare le gare più alte, ho portato solo i miei giovani e 2 cavalle che erano rimaste un po' indietro, diciamo, rispetto ai programmi. Sono andati piuttosto bene, devo dire. Un piccolo problema ieri con una 7 anni, ma oggi risolto. Mi sembra che l'allevamento comunque stia migliorando sempre di più. Tu sei una che comunque cerchi giovani cavalli. Beh, è un po' l'unica possibilità forse che noi italiani abbiamo, a cominciare dai giovani. È sempre stata la cosa che Stefano ed io abbiamo fatto. Tutti i cavalli che ho montato nelle gare più alte venivano dalle scelte in giovane età dei nostri cavalli, per cui l'abbiamo sempre fatto. È l'unica strada ed è anche la strada più appagante, diciamo. Non ne faccio solo una questione economica, ma impari a conoscere il tuo cavallo fin da piccolo e ne conosci 1000 risvolti. Crescere insieme è sempre una bella soddisfazione, ecco. Si impara a crescere insieme per poi arrivare ad alti livelli, no? Si aspira a quello, diciamo. Poi sappiamo che non è facile sia incontrare il soggetto giusto sia riuscire poi a tenerlo nel caso lo sia, ecco. Questa è la problematica che tutti noi professionisti, colleghi di lavoro riscontriamo, insomma. Avere poi la capacità già è una grande fortuna, incappare in un calo fuori dal comune, poi riuscire a tenerlo per il proprio sport e non doverlo cedere per lo sport degli altri è la seconda grande questione, ma insomma intanto cerchiamo di pensare alla prima, averli, poi si ragiona sul resto. Sotto la tua sella tanti cavalli, tantissimi campioni, qual è quello che riprenderesti subito? Riprenderei subito, beh, Atletica. Beh, è una cavalla. Ce l'ho, non solo, sono da poco nonna. E Atletica su tutti, perché è stata la cavalla che mi ha portato a fare le prime gare veramente importanti, e poi, vista anche con gli occhi adesso, più maturi, eccetera, resta la cavalla migliore che io abbia avuto per 1000 aspetti molto, molto profondi e importanti, e non dubito che sarebbe ancora adesso una delle migliori cavalle in Europa. Insomma, al di là dei risultati, era una cavalla fuori dal comune per la sua personalità, ecco. Abbiamo parlato di professionisti. In una gara top così, magari ci si aspetterebbe di vedere tanti professionisti, magari cercare anche qualche cavallo nuovo. In Italia se ne vedono pochi. In Italia, secondo me, il livello di cavalieri è altissimo. Abbiamo anche dei buoni cavalli, in verità, stiamo anche allevando molto bene. La problematica tipicamente italiana è più riuscire a tenere queste risorse unite insieme per lo sport ad alto livello, perché trovo che i cavalieri italiani hanno dimostrato di essere dei cavalieri, secondo me, al di sopra della media. Tutte le volte che un cavaliere italiano ha avuto un buon cavallo ha fatto dei risultati, per non parlare adesso di chi è alla ribalta come Alberto Zorzi o Lorenzo De Luca, che stanno dimostrando che con dei cavalli consoni e adeguati a quel livello stanno diventando i migliori al mondo. E la problematica è riuscire appunto a tenere quei cavalli, perché non tutti possono o se la sentono di migrare all'estero, e quindi per chi rimane in Italia è avere una struttura forte abbastanza per mantenere i cavalli all'interno dei confini. Vero è che io sono certe volte in controtendenza, nel senso che poi c'è un libero mercato e di fronte a importanti offerte, voglio dire, questo è anche un mestiere, anzi venisse visto più nell'ottica che è un lavoro, ci sarebbero meno polemiche su questi cavalli che, oddio, vengono venduti, eccetera, è un lavoro. Dall'altra è chiaro che per appagare anche quelle che sono le ambizioni sportive sarebbe bello ogni tanto riuscire a tenerli un po' più a lungo, ecco. Grazie Giulia. Di niente.